Ridurre la velocità è fondamentale, ma per aumentare la sicurezza stradale in città occorre diminuire anche lo spazio dedicato e il numero di auto presenti in città. Lo hanno ribadito nel corso del convegno Roma Città 30 l'assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanella, presidente e AD di Roma Servizi per la Mobilità Anna Donati. Al convegno, moderato dal giornalista Luca Valdiserri, papà di Francesco, il giovane che ha perso la vita investito da un'auto, hanno portato la loro esperienza e i loro progetti anche le città di Bologna e Milano, l'associazione Salva Ciclisti e la Fondazione Scarponi. Alcune zone 30, ha fatto sapere l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, sono state già realizzate. Roma continuerà a realizzarle nell'ambito delle isole ambientali. Noi le zone 30 le abbiamo già introdotte, cioè sono già una realtà a Roma. Ovviamente devono essere diffuse, devono essere moltiplicate. Però ogni città ha le sue caratteristiche, nel senso noi siamo le 9 città più grandi d'Italia messe insieme, quindi quando io sto parlando di 69 isole ambientali, sto parlando di 69 città. La presidente AD di Roma Servizi per la Mobilità, Anna Donati, ha parlato anche del lavoro che si sta portando avanti per mettere in sicurezza gli incroci pericolosi. Di mettere in sicurezza molti incroci, i cosiddetti black points, punti neri, cioè punti dove l'incidentalità purtroppo si ripete e quindi bisogna intervenire per primi. Provvedimenti per illuminare meglio anche gli attraversamenti pedonali, creare isole ambientali e provvedimenti di moderazione del traffico per fare le strade scolastiche e anche per fare la campagna di comunicazione e di educazione nelle scuole sulla sicurezza stradale.